Mi permetto di stare nei 5 minuti, non sono d'accordo con tutte le cose che ho sentito, vi dico tutta la verità, però non abbiamo il tempo di approfondirle tutte quante, però io credo che sia stato un bel dibattito e ringrazio Stefano di averlo organizzato. Certo, come ci richiamava qualcuno, non è un dibattito, non è stato un dibattito sulla concretezza, ma diciamo non abbiamo cercato di capire come vincere le prossime elezioni. Abbiamo fatto un ragionamento diverso, ma credo che questo fosse il mandato che il circolo aveva piacere a discutere, e credo che gli spunti siano stati interessanti. Mi colpisce molto, anche se non mi sorprende, ma comunque mi ha colpito, il fatto che alla fine siamo partiti per parlare di che cos'è essere di sinistra nel terzo millennio e poi quasi tutti hanno fatto riferimento al partito. Certo, da un certo punto di vista ha un senso, non è che nego che ce l'abbia, ma alla fine la struttura del partito, che cosa deve fare il partito, che cosa deve dire il partito, cosa deve pubblicizzare il partito, come i giornali dovrebbero parlare del partito, è stato in qualche modo, almeno un elemento l'hanno fatto tutti nel loro intervento, quando alla fine il concetto era più, diciamo, valoriato, ovviamente vale tutto nel senso, però è molto particolare che noi abbiamo comunque questo nodo irrisolto di che cosa debba essere il partito, che cosa debba fare il partito, e che probabilmente ci trasciniamo anche per una funzione antistorica. Allora, io che sono un semplice operaio della politica, nel senso che proprio mi piacciono le cose operative, terra a terra, piatte piatte, la penso un po' così. Intanto che viviamo in una società in cui tutti fanno quello che vogliono, ed è giusto così, nei limiti ovviamente della liceità e della legittimità degli atti. Ma noi non andremo a spiegare che cosa devono scrivere i giornali e non andremo a spiegare cosa abbiamo fatto nel governo se le persone non hanno, diciamo, in quel momento una predisposizione e non c'è, diciamo, una capacità di spiegarlo non facendo la lista della spesa, della legge del dopo di noi, della legge del Jobs Act, eccetera, eccetera, che questo passaggio didascalico non funzionerà. Noi non abbiamo le forze come partito e non abbiamo la capacità di influenzare il dibattito sui giornali a quel punto. Quello che può succedere è che, come funziona la mente umana, che non è basata sui fatti e sulle cose concrete, ma è basata sulle visioni, sulle percezioni, qualcuno ha detto, che è molto forte, perché l'emisfero che controlla le percezioni è proprio fisicamente più grosso dell'altro, quindi in qualche modo ha, diciamo, prevalenza rispetto ai dati fatti. Noi non siamo robot, non siamo macchine, quindi non ci interessa la concretezza che veniva richiamata, è molto vera, ma è anche quella una percezione della concretezza, non è una vera concretezza. Infatti non votano 5 Stelle perché 5 Stelle a Roma stanno facendo delle cose grandiose per i giovani, al di là del fatto se facciano cose grandiose, giusto o sbagliato, non mi ci soffermo neanche sul dettaglio, ma non è che i 5 Stelle hanno delle proposte sui giovani formidabili e noi no, e che quindi i giovani dicono, siccome siamo concreti votiamo 5 Stelle. È abbastanza evidente, ma così, adesso ho fatto l'esempio dei giovani che è stato richiamato, ma vale per tutto l'universo dell'elettorato. La percezione delle persone è di tipo diverso, cioè ci sono delle campagne prevalenti che vengono trasmesse, questo varrà anche per le regionali. Se io vi chiedo qual è la cosa principale che è passata nel messaggio di Gori da quando è partito oggi, poi ce ne saranno altre, ma se vi chiedo la principale, io provo a darvi questa risposta, io è l'unica cosa che secondo me associo a Gori dall'inizio, quando ha detto Formigoni era criticabile, ma alla fine faceva funzionare la regione Lombardia, ma non viene impantanato la regione. Questa cosa, Gori ne ha dette 100 cose in questo mese, ma questa cosa qua è passata, tutte le altre no. Ora, io non lo so se è voluto, cioè non so se Gori, che è un ottimo comunicatore, ha previsto questa cosa qua. Io credo di no, sinceramente. Credo che poi, nella complessità della comunicazione, cioè non la voglio fare tanto lunga, però questo per dire che noi non siamo in grado, non esiste nessun partito, ma esistesse anche il PC degli anni 70, degli anni 60, ditemi voi qual era l'età d'oro del Partito Comunista Italiano, neanche quel partito oggi sarebbe in grado di fare egemonia culturale sui giornali e sui modelli di comunicazione, perché è molto vero che con la velocità che ha assunto la comunicazione, qualcosa che viene ripetuto tante volte diventa vero, e qualcosa che viene ripetuto tante volte è predominante rispetto a tutto il resto. Allora, se è vera questa cosa qua, io penso che sia vera, poi adesso non abbiamo tempo di discutere se ci sono opinioni diverse, capite bene che il partito deve muoversi in modo, secondo me, molto più flessibile, per cui è importante che faccia formazione, è importante che abbia intellettuali organici, qualcuno li recitava, come ad esempio Calcati, per fare un esempio, che non si può definire strettamente un intellettuale organico, ma lavora per fare la scuola di formazione nazionale qua a Milano, sceglie lui gli accademici, sceglie lui il taglio dei temi, con la benedizione del leader eletto nel congresso, e fa una scuola di un certo tipo rivolta ai giovani. Quindi quello c'è.
Ma il centro studi, ma pensare che la costruzione di un centro studi, io di questo non ho già avuto modo di parlare, quindi penso che sappia un po' di più. Ma pensare che la costruzione di un centro studi organico a un partito possa essere utile poi negli strumenti comunicativi successivi, secondo me è uno strumento assolutamente giusto, perché sarebbe interessante, bello, utile anche a chi sta nelle istituzioni, ma non avrebbe poi quella possibilità di andare sul piano della comunicazione a convincere le persone che le tesi propugnate da altri sono sbagliate, le nostre sono più giuste, perché non è quella purtroppo la modalità che noi dobbiamo percorrere. Io ritengo che, al netto di tante cose giuste che ho sentito, mi richiamo a essere un minimo più orgogliosi del nostro partito. Il nostro partito è quello che ha più iscritti di tutti, più iscritti di tutti. E a Milano metropolitana, non posso dire in Italia, ma a Milano metropolitana negli ultimi 4 anni sono cresciuti di poco, 200-300 unità, ma sono cresciuti nel corso del tempo. Non sono diminuiti, cioè tutti noi abbiamo la percezione che diminuiscono. È vero, in Italia un po' diminuiscono, meno che in altri paesi. Le tessere di adesione ai partiti in tutta Europa, lo facciamo vedere come abbiamo fatto nord, sud, ovest, est, crollano miseramente in tutti i partiti di centrodestra e centrosinistra, perché l'adesione a un partito non è più ritenuta prevalente. In più, il Partito Democratico fa le primarie a volte quando sono necessarie come strumento, eccetera, eccetera. Alle primarie partecipano le stesse numeri degli iscritti del PC degli anni d'oro. Quindi è un'adesione diversa, ma c'è la stessa adesione, siamo comunque un partito popolare con un meccanismo completamente diverso, con un'epoca completamente diversa, non mi permetto di dire cose che non conosco, non ho neanche vissuto. Ed è evidente che ci sono delle grandissime diversità, ma la partecipazione non è scomparsa, e la partecipazione che abbiamo noi è incredibilmente superiore a qualsiasi altra formazione. Questo ci consente di vincere le elezioni? No. Il fatto di avere più circoli rispetto a tutti gli altri, 6.000 sul territorio nazionale, 164 circoli a livello di Milano metropolitana, più giovani iscritti di qualsiasi altro partito, perché il Movimento 5 Stelle prende più voti tra i giovani, ma gli iscritti, gli aderenti, gli attivisti, sono i giovani, sono molto di più da noi che 5 Stelle, ma in maniera incomparabilmente non misurabile. Gli under 30 iscritti al Partito Democratico, già iscritti, non parlo direttore delle primarie, saranno 2.500-3.000 persone in questo orizzonte qua, ma 5 Stelle se ce ne hanno 200-300 under 30, grasso che cola. E poi no, questo ci consente di avere la vittoria sui giovani o la vittoria elettorale alle elezioni? No, no, perché questo non serve al partito. Però allora cosa facciamo? Buttiamo via la discussione di oggi, buttiamo via i circoli popolati da persone che come voi hanno più di 50 anni perché non ci consente di vincere le elezioni? Secondo me no. La discussione di oggi è stata arricchente per me, è stata interessante, ho sentito parlare di queste cose anche Franco e Emilia, che di solito non sento parlare di tutt'altro, di cose molto più concrete. Ma perché noi dobbiamo sempre, ogni volta che facciamo una bella discussione, affazzarci e limarci i cosiddetti, perché alla fine se no poi 5 Stelle di voti ai giovani, ma chi se ne frega? Ma io ve lo dico in maniera serena, ma chi se ne frega? Ma noi siamo un grandissimo partito, abbiamo fatto delle grandi cose, dobbiamo lavorare certo per farle conoscere di più. Non, il Corriere della Sera non parlerà, non farà la lista delle cose fatte dal governo Renzi, e nessuno più legge anche il Corriere della Sera. Se anche lo facesse il Corriere della Sera, la gente non legge più i giornali, quindi non sarebbe quello il nostro momento. Possiamo fare le sponsorizzazioni su Facebook, ma la maggior parte della gente si informerà all'associazione sportiva, e quindi dobbiamo avere delle persone che nell'associazione sportiva non dicano, adesso ovviamente il riferimento è puramente casuale, sono andato in un circolo a triturarmi i cosiddetti perché erano tutti vecchi e hanno parlato di robe completamente inutili. Dobbiamo sperare che nell'associazione sportiva le persone dicano: oh, sapete che hanno fatto una legge sul dopo di noi, e quindi sulla disabilità e tutto ciò che ne consegue, abbiamo fatto delle grandi cose. Sapete che sui giovani la decontribuzione e i risultati sulla disoccupazione si stanno vedendo, perché il governo Renzi e il governo Gentiloni hanno fatto le cose. Dobbiamo sperare questo. Per sperarlo non possiamo che affidarci ad ognuno di noi, dove i ruoli in questa società non conta più se sei parlamentare o se sei a capo di un'associazione di volontariato, a capo di un condominio, eccetera, eccetera. Ma conta quando tu, e su questo sono completamente d'accordo su quello che hai detto, sei inserito in una società e sai al momento giusto e al tempo giusto dire e trascinare rispetto a un impianto valoriale su cui volutamente non ho sottolineato le conclusioni, perché invece quello condivido molto di quello che ho sentito, sai trasmettere una positività e una prospettiva di lavoro e di positività. Riusciremo a farlo? Non lo so. Vi invito a non guardare i sondaggi
e a guardare certamente, veramente a guardare certamente i risultati delle elezioni concrete che ci sono state, che sono assolutamente da analizzare con grande fatica, nella fatica che noi facciamo nei quartieri popolari delle grandi città, Milano meno che altrove, ma comunque anche a Milano. Quella è la nostra stella polare, quello è il nostro lavoro, e dipende tanto anche da quello che farà il Comune di Milano, dipende tanto da quello che sapranno fare i municipi, dipende tanto da noi, da come sapremo anche raccontare questo. Quindi grazie per quanto mi riguarda dell'invito.